Al 25 febbraio abbiamo 783 prese in carico, 274 vengono dai progetti precedenti e abbiamo 152 contatti. I contatti per noi sono quelle donne che ci chiamano per capire cosa devono fare e come intraprendere i percorsi di fuoriuscita. Quindi in questo momento questa città che si vanta di accoglienza e comprensione pare che non la pratichi nei confronti delle donne di questa città. Io penso che per realizzare una parità sostanziale occorrano degli interventi legislativi che non ci sono, grazie a quelle donne femministe che ci hanno fatto guadagnare tanti diritti, ma troppi anni fa probabilmente ci siamo adagiate anche noi donne. Oggi ci vogliono interventi che vadano nel senso di un welfare, di un'attività di politica sociale che aiuti le donne che lavorano. È tempo di bilanci e di riflessione. Nella giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne, i dati che emergono dai centri antiviolenza sul territorio descrivono un fenomeno in crescita. A partire da oggi e fino all'8 aprile, il Comune di Napoli promuove la nuova edizione della rassegna Marzo Donna, un programma di eventi per discutere e sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere, ispirate quest'anno al tema del tempo. In questo mese ci saranno tutte le iniziative, abbiamo lasciato, come dire, spazio all'inventiva di tutte quante le donne, abbiamo dato loro, ecco, quello spazio e quel tempo di cui probabilmente nel corso delle giornate della quotidianità loro non sono dotate, non possono, diciamo, fare ricorso a questo spazio per dare luogo e dare davvero la libertà a tutte quante le forme di manifestazioni di consapevolezza, ma anche di arte. Abbiamo coinvolto le scuole, quindi davvero abbiamo voluto dare questi spazi gratuitamente alle donne perché acquisiscano la consapevolezza che è il tempo di cambiare rotta. Tra le iniziative che il Comune promuove a sostegno delle donne vittime di violenza ci sono l'attivazione di percorsi di autonomia lavorativa sul territorio e la campagna di sensibilizzazione Io Lotto, realizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità per tenere accesi i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia. In un momento così difficile che è fatto di guerre, di conflitti, di grandi sofferenze e diseguaglianze, ci accorgiamo sempre che chi regge l'impatto, l'urto delle difficoltà e ci dà una prospettiva di speranza sono le donne. Quindi io mi auguro che da questa giornata sia solamente un momento di un percorso in cui il protagonismo femminile ci dia quella forza e anche quelle idee nuove per poter avere un mondo più giusto, più equo e in pace.